Per la sicurezza di tutti, Dacia Spring è dotata di un airbag passeggero. Tuttavia, potresti avere la necessità di montare un seggiolino per bambini sul sedile del passeggero anteriore. Prima di eseguire una qualsiasi operazione, devi controllare che questo sedile sia omologato per l'installazione di un seggiolino per bambini, disattivare l'airbag passeggero per un seggiolino per bambini rivolto all'indietro. A tal fine, con il veicolo fermo e il contatto disinserito, apri la porta passeggero anteriore e individua il contattore di attivazione / disattivazione dell'airbag. Eccolo. Per disattivare l'airbag, premi il blocco e girarlo in posizione off. Reinserisci il contatto e verifica che questa spia sul display posizionato sul padiglione davanti al retrovisore interno sia accesa. Questa spia rimarrà continuamente accesa per confermare che è possibile installare un seggiolino per bambini e per ricordare che l'airbag passeggero è scollegato. L'airbag passeggero deve essere attivato o disattivato solo a veicolo fermo. Se esegui questa operazione con il motore acceso o il contatto inserito, questa spia e il simbolo di manutenzione verranno visualizzati sul quadro della strumentazione. Per spegnere queste spie, disinserisci il contatto e riattiva il blocco airbag. Un'etichetta sull'aleta parasole del passeggero ti ricorda di non installare mai un seggiolino per bambini sul sedile passeggero senza disattivare l'airbag.